Ciao, siamo i The Rats on the Road, benvenuti sul nostro canale. Dopo tanti viaggi facciamo il nostro camper tour. Vi portiamo su globo! Globo è un semi integrale C-Magis Garage XT del 2014 ed è con noi dal 2016. Cercavamo un camper non troppo lungo, ma che all'interno fosse sufficientemente spazioso e confortevole per 4, ma soprattutto che la zona notte fosse sempre pronta per dormire, il tavolo della dinette sempre libero e i seggiolini dei ragazzi sempre pronti per il viaggio. Globo ha la zona dinette in testa con letto basculante, blocco cucina e bagno al centro e letto matrimoniale trasversale in coda con sotto un grande gavone passante. Questa è la nostra zona giorno, dove passiamo la maggior parte del tempo. Qui mangiamo, giochiamo, guardiamo la televisione ed è anche la postazione viaggio dei ragazzi. Abbiamo un tavolo orientabile molto spazioso che ci permette di mangiare comodamente in quattro girando i sedili anteriori. Sopra il tavolo abbiamo due ampi pensili in cui teniamo piatti, bicchieri, posate e cibo per la colazione. Sopra il divanetto invece abbiamo altri due pensili che utilizziamo per stivare i vestiti dei ragazzi. Usiamo questi contenitori che sono perfetti per il nostro spazio, per poter suddividere e tenere in ordine ogni cosa. Questo è un vano che abbiamo trasformato in scarpiera. È molto pratico perché è vicino all'ingresso, così possiamo cambiarci le scarpe quando entriamo. Questa è la nostra cucina con lavandino e tre fuochi a gas. Abbiamo abbastanza spazio d'appoggio. Quando copriamo il lavandino con il tagliere ancora di più ed è molto comodo per cucinare. Qui sopra teniamo tazze, insalatiere, contenitori, bilancia, eccetera. Mentre pentole e padelle le teniamo qui insieme alle posate. Pentola a pressione. Invece in questo piccolo vano teniamo tè, caffè, olio e soprattutto queste due taniche d'acqua che usiamo per cucinare e che sono perfette per tenere ferma la bottiglia dell'olio in viaggio. Qui accanto abbiamo il frigo con freezer separato, è un trivalente da 150 litri che ci permette di portare tante scorte di cibo da casa e a fare la spesa per diversi giorni quando siamo in viaggio. E avere il frigo molto capiente era una delle caratteristiche a cui non abbiamo voluto rinunciare quando abbiamo cambiato camper. Qui sopra abbiamo uno sportello dove teniamo la dispensa, la pasta, il riso, zucchero, sale, eccetera. E invece qui di fronte c'è il bagno. Abbiamo preferito avere la doccia separata perché quando non la usiamo ci serve come vano d'appoggio per la spazzatura o per stendere eventuali panni bagnati. È un bagno standard con WC, lavandino e tre sportelli dove teniamo tutto l'occorrente, i detersivi, il foam, eccetera. In coda c'è il letto matrimoniale trasversale dove dormiamo io e Mauro. È comodissimo, noi lo usiamo come a casa con lenzuolo di sotto, lenzuolo di sopra e copripiumino. È un pochino più difficile da fare, ma per noi è più confortevole. Intorno abbiamo diversi sportelli in cui teniamo coperte, accappatoi, scorte di lenzuola, asciugamani, eccetera. Ha due finestre e uno blò e questa è una cosa che ci è piaciuta tantissimo da subito perché non volevamo quei camper senza la finestra posteriore. Qui abbiamo fatto una modifica. Alzarsi la mattina per andare ad accendere la stufa era troppo scomodo, così abbiamo fatto spostare l'interruttore proprio accanto al letto, in modo da allungare il braccio da sotto il piumone e accendere il riscaldamento. Sotto il nostro letto abbiamo un enorme gavone accessibile sia dall'esterno sia attraverso questa apertura. È molto comodo perché quando fuori piove riusciamo ad accedere senza dover uscire. E invece qui c'è il nostro armadio che abbiamo attrezzato con dei contenitori estraibili per ottimizzare lo spazio e tenere tutto in ordine. Qui sotto invece teniamo giacche, zaini, le cose più ingombranti. Il letto dei ragazzi invece è sopra la dinette. È un matrimoniale basculante, ancora più ampio del nostro, ma con le reti di protezione. Una delle caratteristiche che cercavamo era proprio il basculante sagomato che non occupasse la porta d'ingresso.
Così io e Mau possiamo comodamente entrare e uscire dal camper anche quando i ragazzi stanno dormendo. Potendolo regolare in altezza, riusciamo ad usare il tavolo e i divani anche quando il letto è abbassato. Questo è molto comodo la sera, quando i ragazzi dormono già, ma noi dobbiamo restare svegli a lavorare al computer per editare foto, video o scrivere articoli. Sopra la cabina di guida invece abbiamo questo enorme oblò che rende molto luminosa tutta la zona giorno, e questa cosa ci piace moltissimo. E poi c'è questo grande spazio contenitore dove noi teniamo i giochi dei ragazzi, tutto l'occorrente per caricare i nostri accessori, la scorta di batterie, i DVD, e qui c'è la TV con il decoder. La usiamo soprattutto durante i lunghi viaggi in autostrada, così i ragazzi si possono intrattenere con un film quando fuori dal finestrino non c'è molto da vedere. Quando abbiamo comprato Globo aveva meno di 6.000 km, praticamente era nuovo. Abbiamo trovato già installati alcuni accessori, tra cui una televisione, un'antenna satellitare e un pannello solare da 80 watt. Noi abbiamo aggiunto diverse dotazioni che ritenevamo utili per la nostra tipologia di viaggio. Abbiamo fatto montare gli oscuranti plissettati, gli ammortizzatori ad aria per alzare di qualche centimetro la parte posteriore del camper e avere una maggiore stabilità in viaggio, e poi abbiamo aggiunto alcune dotazioni che ci permettessero di essere più autonomi e sicuri durante la sosta libera. Abbiamo aggiunto un altro pannello solare da 170 watt, un inverter da 1500 watt e una seconda batteria servizi da 100 ampere che ci garantisce una certa indipendenza. Per quanto riguarda i serbatoi, sotto questo divanetto c'è un contenitore da 100 litri. Quest'acqua noi la usiamo per lavarci, per lavare i piatti e per i WC. Questo nostro immenso gavone non siamo mai riusciti a riempirlo del tutto. Ci stanno comodamente due biciclette per adulti e due per ragazzi. Da questa parte ci sono diversi contenitori dove teniamo per esempio il tubo per il carico dell'acqua, tutta la parte elettrica, questi sono i cunei, la cassetta degli attrezzi, la copertura invernale che troviamo veramente comodissima e ha fatto la differenza. Queste sono seggiole pieghevoli, questo è un innaffiatoio dove io ho fatto una piccola modifica per poter caricare acqua quando non posso attaccarmi al tubo, mentre da quella parte ci sono diversi contenitori dove teniamo le scorte per il cibo, il contenitore quello più scuro è dove teniamo la cassetta di scorta del WC, mentre a destra teniamo la ruota di scorta. Da questo lato invece troviamo il vano bombole. Noi abbiamo scelto di usare quelle in vetro resina per due motivi: per primo la sicurezza e secondo il peso. Grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Se avete domande o se abbiamo trascurato qualche aspetto che volete che approfondiamo, mettete un commento sotto questo video. Alla prossima, ciao!